ítem più sottovalutati di Minecraft. Al terzo posto si trovano le cesoie, che vabbè, ecco, sembrano abbastanza inutili. Ecco, a parte che per tosare, ma in realtà hanno un utilizzo segreto. Sono infatti in grado di minare le foglie. Guardate, sono blocchi istantanei, rompono istantaneamente, sono blocchi gratis, è troppo OP questa cosa. Guardate, in un minuto ho trovato 3 stack di foglie. E tra l'altro nei server pubblici sono blocchi che solo tu puoi minare istantaneamente perché, guardate, e sono molto utili per i combattimenti perché nessuno, ecco, si porta in giro le cesoie. Al secondo posto si trova invece la canna da pesca. Anche questo è un item molto sottovalutato. Vabbè, a parte per pescare, lo puoi usare anche per prendere e attirare verso di te degli item, molto utili in certe situazioni. L'ha usato anche Dreamin un Almenant. E funziona anche per i mob, guardate, molto utile in altre circostanze. E al primo posto, l'item più sottovalutato di Minecraft è questa pozione qui, la pozione del maestro tartaruga. È molto costosa, infatti per farla devi mettere un elmetto di tartaruga nell'alambicco. Però adesso vediamo gli effetti. Allora, ti dà lentezza 6 perché, ecco, vabbè, sei una tartaruga. Però ti dà anche resistenza 4, che non sembra molto, magari potrebbe proteggerti un po', ma in realtà ti toglie l'80% dei danni. Guardatemi là, wow, quanto è zoomato. Guardatemi, non sto prendendo danno, posso sedermi qui. Qual è il punto del gioco? È troppo OP questa cosa. Guardatemi, non sto prendendo danno. E guardate, qui ci sono un sacco di creeper. Boom! Prendo 4 cuori di danno. È troppo OP questa cosa, mannaggia. Vabbè, seguitemi per altri video.